Salvatore Sorci è l'allenatore del Mussomeli, che ha preparato una partita per giocarla contro una squadra diversa dal Favara e per giunta in casa con due risultati utili. Poi all'ultimo momento si è visto catapultato a Favara contro il Pro Favara. Diciamo, ha detto tutto lei di quello che è successo in queste ultime settimane, che dico, a prescindere da oggi non fa più calcio per la SD Mussomeli. Noi società ci siamo sentiti presi in giro da persone, da vertici della Lega, in una maniera vergognosa. C'è molta amarezza, quindi vorrei evitare di aggiungere altro su questa vicenda, perché non sono lucido e potrei anche sbagliare pure a parlare, ma la rabbia in questo momento è tantissima. Come diceva lei, preparare una gara, un play-out in casa per due settimane e poi ritrovarsi a due giorni di andare sul campo del Favara, che al giorno di ritorno ha fatto un punto in meno del Paceco, ha fatto 30 punti, ovviamente non era semplice. Ci abbiamo provato, sapevamo la posta era altissima, è stata una gara molto maschia, non bella, però sapevamo che era difficile, ci abbiamo provato. I ragazzi non hanno niente da rimproverare. Noi siamo venuti qua a Favara a giocarci perché era l'unico modo per salvare la categoria, altrimenti non saremmo scesi in campo. Siccome noi crediamo in certi valori, crediamo nello sport sano, ed è quello che purtroppo non è successo quest'anno per varie vicissitudini, noi siamo venuti a Favara in due giorni, normale, non è semplice. I ragazzi, io non li voglio ringraziare per tutto quello che hanno fatto in questi cinque mesi, non era semplice. Cercare di venire fuori, ci abbiamo provato, c'eravamo pure illusi in un momento della stagione che potevamo salvarci direttamente, è andato così. Ripartiremo se la società avrà voglia di ripartire, che in questo momento penso che la società è molto molto delusa per continuare un campionato che non ha senso, non ha più senso, è un campionato d'eccellenza, il massimo regionale, non possiamo arrivare a questo. Noi aspettiamo ancora la vicenda Lobue da febbraio, che la Lega porta via questa situazione. A noi ci hanno spostato una partita col Marsale il giorno prima per un guascio tecnico dove il sindaco non sapeva niente. La domenica mattina con l'ICATA, in un momento di difficoltà, ci hanno chiamato che gli avevano rubato i computer e i completini. Ma è un torneo di massima regionale o un torneo parrocchiale? Io fossi nei vertici della Lega mi farei delle domande. Quindi oltre al nostro danno, poi vogliamo parlare della società Sport Club Nice. In due settimane, in tre settimane che loro erano salvi, vengono avvisati il giovedì mattina di giocarsi un play-out e la Lega non fa rinviare una settimana per prepararli? Ma signori miei, ma che calcio è questo? Perché è scandaloso una squadra che viene richiamata il giovedì mattina per giocarsi un play-out. Abbiamo fatto richiesta per spostare il play-out e ci viene risposto, comprendendo le vostre ragioni, ma non possiamo spostarle. Continuano a prenderci in giro. Doveva spostarlo, come doveva spostare anche il nostro. Il futuro, che prospettive ha questa squadra? Ma non lo so, il futuro è troppo presto adesso per... La delusione è tanta, quindi è troppo presto adesso per capire che prospettiva ha questa squadra. Le posso dire quali sono le mie prospettive. Questa è la mia ultima partita come presidente del Mussomeli. Non è possibile che si faccia ricorso per un'irregolarità qualunque, il giudice sportivo dichiara questo ricorso inammissibile e si perdono due settimane tra giudice sportivo e corte territoriale per capire chi ha ragione e chi torto. Si è giocato sulla pelle del Mussomeli, si è giocato sulla pelle del Campofranco, si è giocato sulla pelle del Favara e si è giocato sulla pelle della Nissa. E anche in particolare la Nissa, insomma, mi sento di spendere una parola per loro, perché giovedì mattina erano salvi, giovedì mattina gli è stato comunicato che dovevano tornare in campo domenica. Dopo un mese di... Non è serietà, sicuramente qualcuno ha sbagliato e io credo che questo qualcuno dovrebbe avere la dignità di rassegnare le dimissioni. Chiaramente non mi riferisco al presidente della Lega, ma mi riferisco a chi gestisce dal punto di vista proprio giuridico le situazioni sportive, perché io non so chi abbia ragione e chi abbia torto. Mi sono fatto un'idea chiaramente, però se il giudice sportivo dichiara A e
il presidente della Corte d'Appello dichiara Z, vuol dire che uno delle due sbaglia. O sbaglia o è in malafede, o è in malafede o è incompetente. Siccome io non voglio credere alla malafede, allora ritengo che uno dei due sbagli e sia incompetente. Allora credo che uno dei due dovrebbe rassegnare la dimissione.